e statunitensi. Dunque, terminiamo il nostro giro di birre con una scozzese. A questo punto non dovete far altro che mettervi comodi, indossare le cuffie ed iscrivervi al canale attivando la campanella di notifica se ancora non lo avete fatto. In descrizione trovate sempre il link Amazon per l'acquisto della box. Adesso sigla e poi buona birra a tutti. Bene ragazzi, non perdiamo altro tempo e cominciamo subito. La birra a cui accennavo poc'anzi è questa. Eccola qua, una Scottish Ale di birrificio 9.1. Dunque, una birra scozzese. Andiamo a leggere cosa c'è scritto sull'etichetta. Dunque, Scottish Ale di birrificio 9.1. Ingredienti: acqua, malto d'orzo, luppolo e lievito. Birrificio 9.1 SNC, Viale Europa 18, Cerea. Gradazione alcolica 5,7%. La bottiglia è da 33 centilitri, come tutte le altre del resto. Ma cosa andremo ad abbinare a questa birra scozzese? Dunque, solitamente con le Scottish Ale vanno bene le carni rosse, le carni bovine, ma dato che io non le apprezzo moltissimo, ho preferito accostare questa buonissima salsiccia sbollentata in acqua e dopo cotta sulla piastra a fuoco lento. La salsiccia, che in palermitano chiamiamo asasizza, e i salsicciotti, i singoli salsicciotti che avete appena visto della salsiccia, li chiamiamo i caddozzi, i cosiddetti caddozzi isasizza. Quindi a questa meravigliosa, sicuramente meravigliosa, Scottish Ale andremo ad abbinare questa salsiccia. Ma la salsiccia non rimarrà da sola, perché ho pensato di accompagnarla con un contorno di patatine fritte. Eccole qua. Adesso, come al solito, prima di andare a stappare la nostra birra, andiamo a leggere cosa c'è scritto a riguardo sul nostro conosciutissimo opuscolo di birrificio 9.1. E allora, Scottish Ale, colore marrone scuro con riflessi rubino, gusto dolce maltato e alcolico, profumo whisky e caramello, fermentazione alta 21 gradi, grado alcolico 5,7%, temperatura di servizio 8 gradi. Adesso passiamo alla storia. Nata nel XIX secolo ad Edimburgo in Scozia, nel corso del XVIII e XIX secolo gli scozzesi erano attivi tanto quanto i vicini inglesi nell'esportazione della propria birra a livello mondiale, con un unico problema: che a differenza dell'orzo, il luppolo in Scozia non riesce a crescere. Di fatto, anche dopo che gli inglesi permisero l'utilizzo del luppolo, gli scozzesi continuarono a preferire altre sostanze amaricanti al suo posto: ginger, pepe ed altre erbe aromatiche. Parte di questa scelta venne però comunque dettata dal risparmio e anche un pochino dal fatto che inglesi e scozzesi non sono mai stati dei grandi amici nella loro storia. Descrizione: il
scienza della birra è sempre un qualcosa di spettacolare, un suono che rilassa moltissimo. Almeno a me rilassa. Non so a voi, ragazzi. Ed eccola qua nel boccale, colore marrone scuro come riportato sull'opuscolo. La schiuma non è tanto persistente, si può vedere. E adesso andiamo per il primo sorso. Allora, ragazzi, l'alcol si sente. Fastidioso, molto piacevole. Adesso la mettiamo da parte ed andiamo ad attentare il primo cacciozzo, come diciamo noi, di salsiccia, il primo pezzo di salsiccia. Eccolo qua. Pezzo di salsiccia. Buona. Ragazzi, tutte e 8 le birre della box, a mio modesto parere, sono risultate ok, quindi ve le consiglio. Se dovete acquistarle, come già detto all'inizio, in descrizione trovate il link Amazon. Salsiccia.
sono quelle di pollo o di tacchino, però diciamo che in mancanza di quelle mi può andare bene anche la carne suina, ma quella bovina non l'apprezzo tanto, non mi piace tanto. Abbastanza gustosa. Solitamente viene condita con i semi di finocchio all'interno, ma in questa vedo che non ce n'è. Altre due patatine, ecco qua. Andiamo ancora ad un altro sorso di birra per mandare giù la nostra salsiccia e le nostre patatine. Sta quasi per terminare la bottiglia da 33, si beve in un attimo. Gli ultimi quattro pezzettini di salsiccia. Questo è il primo.
sorsetto di birra. Giusto per spezzare, e poi andiamo a concludere con l'ultimo pezzettino di salsiccia e le ultime due patatine. Ecco qua l'ultimo pezzettino di salsiccia. Si fa per dire. Concludiamo con gli ultimi sorsetti di birra. Artigianali di Pit termina qui, e dato che abbiamo concluso anche